Tensione a Porto Empedocle, dove nella giornata di ieri sono arrivati quasi 1.000 migranti da Lampedusa. 760 arrivati con la nave Rhapsody e altri 150 con il traghetto Sansovino. Alcuni di loro sono momentaneamente ospitati alla tensostruttura che si trova a pochi passi dal porto, già peraltro teatro di fughe negli scorsi mesi prima di essere dichiarata inagibile. Ed è il sindaco di Porto Empedocle a protestare con forza. Ma mi era stata garantita una modalità che avrebbe comunque messo in sicurezza la popolazione. Invece arrivo qua e vedo che questi evidentemente non hanno fatto la quarantena se devono salire sulla Galaxy, che a piedi vengono diretti nella tensostruttura che tra l'altro era stata chiusa per disposizione del presidente della regione anche per motivi sanitari. E poi mi vengo ad apprendere che libereranno 500 extracomunitari con un semplice foglio di via. Mi avevano detto che quelli che avevano finito la quarantena sarebbero stati accompagnati da un foglio di via, ma non lasciati qua a Porto Empedocle certamente, perché qua a Porto Empedocle avevo rappresentato, noi non abbiamo mezzi con cui queste persone possono allontanarsi dal paese, perché non ci sono gli autobus, non abbiamo un treno, quindi quantomeno di portarli direttamente ad Agrigento dove ci sono i mezzi di comunicazione. C'è il treno Agrigento-Palermo, Agrigento-Catania, ma qua significa condannarli qua a bivaccare in mezzo alla gente, 500 persone, un paese così piccolo come Porto Empedocle. Evidentemente crea una possibilità di gravissimo pericolo per la popolazione e di disordine per l'ordine pubblico, che noi non possiamo gestire, noi non abbiamo neanche il numero adeguato di vigili urbani. E fra l'altro cominciano le scuole, ma che sappiamo questi con un foglio di via che si sa che sono destinati alla clandestinità, che cosa andranno a fare? Ma io ho cercato di contattare direttamente il ministro, perché io ritengo che debba essere informato della gravità di queste situazioni e debba dare risposta a una cittadinanza che è stata davvero martirizzata per 2 mesi. Perché evidentemente non è possibile, da qui si è passato tutto il traffico di Lampedusa, se voi fate le riprese c'è, il traghetto da cui sono scesi, la nave Galaxy, l'Ocean Viking, io penso che ci sia una sorta di discriminazione nei confronti di questo paese, perché non è possibile, questa nave Galaxy era a Palermo, ora Rhapsody. fa scendere, Rhapsody, scusate, scendere 500 persone col foglio di via a Palermo, una città di quasi 1 milione di abitanti, non è la stessa cosa di un paesino di 15.000 persone dove non ci sono neanche le possibilità di farli allontanare da qui. Cioè, che cosa vogliono fare? Io non l'ho capito. Fra l'altro, a questo punto esprimo anche una grave lamentela di questa cittadinanza, perché il governo ha considerato solo Lampedusa, solo le difficoltà, le ricadute economiche della sola Lampedusa, mentre Porto Empedocle è stato lo specchio riflesso di Lampedusa, tutto il traffico umano. Tutto quello che c'è stato di negativo a Lampedusa noi l'abbiamo visto immediatamente con uno specchio riflesso, non solo, ma qui hanno destinato pure le ONG, le prime ONG soprattutto, la Sea-Watch con 28 positivi che ha fatto vedere, dato l'immagine di Porto Empedocle come zona off limits di tutta l'Europa e tutto questo non viene considerato. Uno Stato deve considerare ugualmente i cittadini, non i cittadini di serie A e i cittadini di serie B. Porto Empedocle non è la cloaca da sfruttare. Dà una dignità come città, i cittadini empedoclini hanno una dignità e devono essere riconosciuti in egual misura per quello che hanno sofferto, per quello che ha patito questa città come Lampedusa. È giusto riconoscere un aiuto a Lampedusa, perciò la Ursula von der Leyen dice che i governi devono riconoscere gli stati frontalieri e poi gli stati frontalieri se ne fregano di un comune di frontiera come Porto Empedocle a cui fanno subire il maggior carico di tutto il fenomeno migratorio italiano. È assurdo, completamente assurdo. No, siete voi qua, avete visto che io ho chiamato di chiedere di mettermi in comunicazione urgentemente col ministro Lamorgese che non ha risposto. Del resto non è la prima volta, io non sono mai riuscita a mettermi in contatto. E 500 migranti che hanno concluso la sorveglianza sanitaria con l'ordine del questore di Agrigento devono lasciare entro 5 giorni il territorio italiano. A piedi si sono diretti verso Agrigento, dove fra la stazione ferroviaria e il terminal degli autobus interurbani sono tutti in attesa di prendere i primi mezzi disponibili per raggiungere il nord. La maggior parte di loro vuole andare in Francia per ritrovare i familiari che si sono trasferiti lì da tempo. Diversi agrigentini intanto hanno ripreso i migranti che camminano sul ponte Morandi, chiuso da diverse
stesso tempo. Le persone hanno raggiunto il centro città attraverso il viadotto.